finita? Buonasera Screamers! Ciao! Sono anche un po' emozionata perché è la prima intervista fuori studio, finalmente! È causa di forza maggiore. Esatto, colpa di problemi tecnici. Non è stata colpa nostra. Siamo riusciti a beccare i Vision Divine prima di un live. Quindi abbiamo qui con noi... E anche lui! Vuoi partecipare alla nostra intervista? Come no? No! Passa un Lucati a caso. Allora Olaf, in realtà l'anagrafe è Carlo Andrea Magnani. Magnani non è un cognome della nostra zona? No, è anche toscano. Poi tieni conto che io sono di Basso, comunque al confine. Ah, ecco, vabbè, io mi chiamo Capaccioli. Chi lo sa, tu sei toscano? Di origine sì. Chi lo sa, bisognerebbe chiedere ai nostri frisavoli. Esatto. Quindi, Olaf. Sì. Anche se abbiamo avuto in puntata Roberto. Sì. Poco tempo fa, che parlando di te diceva: no, ma Carlo. Ah no, scusate, Olaf. Beh, io all'inizio, le prime volte che venivo a vedervi, non sapevo se rivolgermi a te in inglese o in italiano. Lo so, è una storia. Perché? Poi ho scoperto e ho detto, comunque, parliamo di Vision Divine. Sì. Voi siete nati nel 98. Sì. Quindi quest'anno sono 25 anni. Sì, sì. Avete qualcosa in programma? Qualcosa in programma, dovremmo fare un disco nuovo. Bene. E poi nel 99, quindi nel 2024, sarà il 25esimo anniversario del primo album. E quindi credo che probabilmente faremo qualcosa in merito. Cioè, suoneremo qualche pezzo che non suoniamo appunto da 25 anni. Abbiamo visto questo anniversario, cifra pseudotonda. Quindi sì, abbiamo detto chissà se fanno qualcosa. Mentre invece, se mi riferisco all'ultimo album e all'ultimo singolo, anche perché se fosse stati in puntata, avremmo mandato in onda The 26 Machine. Allora, visto che quando avete pubblicato The 25th Hour era un concept che si riallacciava a due album prima, ma The 26th Machine si riallaccia in qualche modo a The Perfect Machine? No, non c'entra nulla. È volutamente un po' un gioco di parole per richiamare, ma non ha niente a che vedere. The 26th Machine è un tema tra l'altro oggi molto attuale con Chat GPT e compagnia, che ieri è stato cassato in Italia, certo. Perché è un brano che affronta proprio il problema dell'intelligenza artificiale, la machine come la chiamiamo noi, e come raccontiamo nella canzone ci sono state in questo testo raccontiamo di 25 versioni sempre andate a migliorarsi fino alla 26esima, che invece ha cominciato a parlare in un codice neanche più comprensibile, e si parla di un mondo ormai distrutto. Quindi la mia opinione a riguardo è piuttosto chiara, insomma, sono molto contrario. Stanno uscendo assolutamente. Sì, poi sul discorso dell'intelligenza artificiale, negli ultimi giorni stanno uscendo delle cose allucinanti. Abbastanza, c'è abbastanza timore. Il problema dell'intelligenza artificiale è che di per sé ha bisogno di apprendere imparando dagli uomini. E io non ho una grande fiducia nel genere. Il problema è che sono troppo brave a apprendere, perché l'uomo è fallace. Loro sono bravi a apprendere e l'uomo, sì, sfondi una porta aperta con noi. Sì. Insomma, con l'intelligenza artificiale poi si salta definitivamente quello che è la questione morale. Una macchina non può avere un'etica morale, certo. A meno che non sia programmata, ma di nuovo la può aggirare senza problemi. Ma sai, il concetto, esatto, di bene e male è un concetto puramente umano, ce l'abbiamo solo noi, tra l'altro non ce l'hanno neanche gli animali, se vogliamo. Sono un po' scettico a riguardo. Basta sempre un Ducati a caso che non rompe i coglioni. Chi è? Che bello il tuo commento al suo posto. Immagino che fosse suo, non lo sappiamo. Immaginiamo che fosse tuo. Credo tutti gli anni posto. Hai
un buon orario. Cazzo, ma io mi riallaccio al discorso che stavate facendo sui testi, perché tutti i vostri testi parlano un po' di fantascienza, un po' di filosofia, sì, un po' di... e li scrivi tutti tu. I concept, perché molti dei vostri album sono concept, sì, sono quasi, quasi tutti concept, sono scritti da te. Immagino che tu per scrivere anche questi ti informi tanto, cioè non precisamente per scrivere i testi. No, non mi informo. Però immagino, diciamo, che tu sia una persona che legge molto. Esatto, attingo semplicemente da quello che leggo. Ma quindi? Quali sono i tuoi autori preferiti? Ma non è un mistero, il mio autore preferito in assoluto è Pirandello. Ok, perfetto. E poi non sono un grande lettore di romanzi, non okay, mi piacciono i romanzi di questi. Sei più sul saggio? Leggo saggi, mi piace molto leggere di filosofia. Certo, e si vede. Nei testi, guarda, i testi. Io dico sempre di non essere una persona molto saggia, sono solo uno scemo che sa di essere. Purtroppo è comunque saggezza. Ma è la condizione peggiore. Credo che un po' tutti lo siano. E poi mi piacciono molto anche i libri di storia. Tra l'altro, l'ultimo album, infatti, è un po' una commistione delle due cose. La storia. Siamo andati a prendere un po' Old Heroes Are Dead, cioè cosa succederà quando poi tutti questi eroi non ci saranno più, no? E ci stiamo arrivando, un'epoca dove non ci sono più eroi. Sì, o ce ne sono troppi e nessuno è un eroe vero. Ma non dalla società intendo. Ma non ci sono più eroi, la verità è che non vedo all'orizzonte grandi eroi. Però c'è tanta gente che si elegge a eroe. Autoelegge. Sedicenti eroi è un'altra cosa, ma gli eroi veri. Gli eroi veri. Non sapevano neanche di esserlo. Esatto. Io a questo punto in realtà vorrei passare alla domanda stronza, perché noi facciamo sempre la domanda stronza, quindi tu fondatore dei Vision Divine e fondatore dei Labyrinth, io seguo tutti e due. Sì. Io ho avuto una sensazione, sì, ho anche fatto, l'ho anche chiesto a Roby, okay, adesso la giro anche, sì, a te, ma i Labyrinth, sì, non sono un po' il figlio bistrattato rispetto ai Vision Divine? Da che punto di vista questo? Da parte mia, dici? Esattamente. No, non capisco neanche la domanda. In che senso? Che non gli dedico abbastanza tempo? No, ma sul tempo immagino che ti divida in base a quello che fate, alle produzioni, alle registrazioni. No, allora, nei testi e nei brani, se li ascolti, sì, soprattutto nei Vision, io ci vedo proprio una passione che non ritrovo a pieno nei Labyrinth. Ma allora, è un tema un po' difficile da spiegare in poco tempo. Mettiamolo intanto sul tavolo in una maniera più semplice possibile. Innanzitutto sono due band diverse con musicisti diversi. Ok. No, ed è molto diversa l'interazione all'interno delle band. Mentre, okay, mentre Labyrinth è una band che tu dici l'hai fondata, sì, l'ho fondata, ma poi se andiamo a vedere Andrea Cantarelli era con me praticamente dall'inizio, certo, e lo stesso Roberto ormai è con noi dal 98, quindi esatto, ormai si parla di almeno un trio di persone che sono lì dall'inizio. Scrive musica assieme soprattutto, certo, quindi c'è una commistione di... proprio di testi, di idee, di tutto quello che vogliamo, che generano poi un album che finisce, che esce come album di Labyrinth. La stessa cosa c'è anche nei Vision Divine in una maniera diversa, dove ovviamente Vision Divine nasce inizialmente come un mio progetto alternativo, dove io ero libero di fare tutto quello che... Infatti, se non ricordo male, nasce come tuo progetto solista. Doveva addirittura nascere come un album solista. Infatti, il nome, se non mi ricordo, è Vision e Divine. Esatto. Divine doveva essere era la prima band che poi esatto, è stata da Labyrinth. E Divine doveva essere il primo e Divine album. Doveva essere il nome di mio album Torsen Divine. Quindi nasce così. Mentre il primo album, se vogliamo, è stato quello più simile a Labyrinth, mm-hmm, come stile, certo, proprio perché avrebbe dovuto essere un album principalmente strumentale, quindi anche tutti i testi sono stati aggiunti successivamente, certo, all'ingresso di Fabio. Con Sammy & Angel poi in realtà ho iniziato proprio a cambiare molto direzione musicale per arrivare poi Sammy & Angel. Io dico sempre che qualcuno lo ritiene un album uscito a metà, all'epoca soprattutto, sì, sì, oggi è stato molto rivalutato, ma
Perché? Perché si distaccava molto da quel genere che, con cui la gente mi riconosceva ancora come chitarrista di Labyrinth e come anche il primo album di Vision Divine, che ha avuto molto successo. Certo. Quindi il cambio è stato un po', ma è stato l'album necessario per arrivare poi a quello che oggi è considerato forse il nostro disco più importante, che è Stream of Consciousness. È un disco completamente diverso poi da Labyrinth, esatto, sia come testi che come vero musica. Quindi non è che io distratti una band piuttosto che l'altra, non sarebbe giusto nei confronti di nessuno, ma neanche nei confronti di Vision Divine, cioè vorrebbe dire dare un'importanza a una band piuttosto che l'altra, cosa che non è vera. C'è piuttosto un'interazione molto diversa fra gli elementi. Per esempio, tieni conto che ormai da due dischi a questa parte Roberto scrive la quasi totalità dei testi. Io negli ultimi da Architecture of a God, io di Architecture of a God ho scritto la title track che dal nome del disco, e mi sembra forse un altro testo, forse un altro con Roberto, ma già stavamo iniziando a suddividerci i compiti, perché nel caso di Labyrinth Roberto, essendo il cantante, aveva proprio piacere e necessità di cominciare a scrivere sui testi. Essendo io già molto impegnato con Vision Divine, da questo punto di vista mi sembrava anche lecito chiederlo, e da parte mia giusto concederlo. Non si tratta, non è una concessione come se fossi re, però quando venne fuori questa cosa abbiamo, quindi ci sono delle differenze, soprattutto negli ultimi dischi, legate alla differenza. Io in realtà l'ultimo album che ho scritto credo quasi interamente, forse Roberto scrisse solo l'ultima in This Void, credo che sia proprio Return to Heaven, e ho chiuso il concept, quello che era di Return, non Limits, Return to Heaven Denied, e poi il terzo, che è soltanto Un sogno di una notte, 11 anni dopo, proprio esattamente come il disco, la data di uscita del disco. Dopodiché io ho scritto solo Architecture of a Caro come testo vero e proprio. Non mi ricordo se ne ho scritto un altro o due già assieme a Roberto, ma insomma ormai, e poi l'ultima è definitivamente tutto di Roberto, quindi è ovvio, siamo due persone diverse, ci sono assolutamente mancandomi queste leggerissime informazioni, io notavo delle differenze che non mi spiegavo, quindi mi ero data questa risposta, ma è molto più bella, ma da un punto di vista pratico per me è stato anche giusto così, perché in questo modo si è completato proprio il distacco definitivo di stile anche fra le due band, perché è chiaro che io, se scrivessi, continuassi a scrivere testi anche per Labyrinth, per quanto possa provare a cercare tematiche differenti, ma poi il mio modo di scrivere rimarrebbe molto simile dal punto di vista, perché non è che mi posso mettere a parlare di Superman per fare una cosa e quindi per esempio io ho scritto, parlavi prima di 26 Machine, una tematica simile nell'ultimo disco di Labyrinth Roberto l'ha affrontata con Den of Snakes, eccetera, quindi sono due modi diversi di scrivere e di interpretare, il tema, il problema di internet, insomma una cosa un po' più contemporanea, più recente, più attuale. La mia è una cosa un pochino più in divenire, ma chiaro, è giusto che sia così, secondo me. Bene, chiarissimo. Mi hai veramente sciolto un dubbio un'impressione che avevo, che sono contenta. Sono contento. Fosse sbagliata. No, perché posso capire allora, se uno avesse cambiato così tanto le tematiche di una band, comunque non ci troverei niente di male in ogni caso. No, però posso capire, non è che ci fosse qualcosa di male. Se tu non sai che è cambiato l'autore, potresti pensare allora che perché uno sceglie di cambiare quello che ha sempre fatto per tanti anni e parla improvvisamente di altro. No, in realtà è cambiato solo l'autore del testo. E che è fondamentale, direi. Quindi, ok, perfetto. Quindi, grazie. Prego. E tu avevi in realtà una domanda su una cover, se non sbaglio. In sì, realtà. Come si può vedere, non è la mia band, band preferita, no. Ma voi in Destination Set to Nowhere avete fatto una cover di Gutter Ballet con Fabio alla voce. Sì. Di chi è stata l'idea di fare questa cover? Ma allora lì è una questione un po' particolare, perché noi in realtà nell'album non c'è la cover. È nel best of, che è il secondo. È stato inserito nel best of, che ci è stato chiesto a sorpresa proprio al termine delle registrazioni del primo. Quindi noi in realtà, senza interruzione, abbiamo terminato il master del primo album. Sì. Il master, abbiamo terminato le tracce, poi dovevamo mixare.
e l'etichetta, la Edel, ci ha chiesto di fare anche un best of. A quel punto abbiamo raccolto i migliori brani e abbiamo deciso di suonare Gutter Ballet. Come sempre, noi non abbiamo grandi pretese quando facciamo le cover, anche perché quando si fa una cosa che è già perfetta la possiamo fare peggio, ma per noi è un tributo, e quel brano ha un valore particolare perché semplicemente quando io e Fabio ci, con i Labyrinth, sì, ci siamo conosciuti in saletta, quello è stato, poi magari sbaglieremo con l'età, ma molto probabilmente, come ci ricordiamo noi, è stato il primo brano che abbiamo coverizzato in sala prove. Sai, quando ti conosci da ragazzi devi suonare, abbiamo fatto quello, avevamo fatto Ace Side degli Iron Maiden, ma Gutter Ballet per noi ha sempre avuto un valore particolare, per me come chitarrista Olaiva aveva un valore particolare, per tutti, e quindi abbiamo coverizzato quel brano perché erano semplicemente 25 anni che comunque gravitava nelle orecchie della band. Comunque, gran bella scelta, grazie. Abbiamo fatto comunque veramente un tributo così tanto, è un brano molto difficile perché oggi la musica moderna è molto precisa a livello di metronomo, mentre il brano dell'epoca è molto libero a metronomo. Esatto. Quindi, sì, soprattutto nelle parti di piano. Questa è una critica anche alla modernità. Alla modernità, ma anche a noi stessi, che non siamo più capaci. Pensa, noi siamo nati come band che registrava in analogico. Certo. Ma oggi, non, anche volendolo fare, non è più possibile. E allora ci siamo trovati, una volta messi lì a fare questa cover con il batterista, non c'è più come una volta la possibilità di un multisala dove suoni insieme, certo, dove vai libero. Certo. Quelli erano i dischi fatti insieme, poi magari sovraincidevano, correggevano, ma venivano registrati insieme, a groove. Certo. Oggi non c'è più, c'è una sala piccola, si mette il batterista e bisogna dargli una guida. Ha bisogno di un metronomo. Come lo metto il metronomo se l'originale non ce l'ha. Metronomo? Esatto. Quindi abbiamo dovuto fare una via di mezzo dove ovviamente un minimo di guida ci doveva essere. Abbiamo lasciato il mix libero comunque di suonare a sensazione, sì, sì. E poi noi semplicemente abbiamo dovuto ribeccare gli stacchi, certo, ma senza vederlo. Ma perché adesso vanno tutti a click? Quindi, ma quel brano lì non è propriamente a click, abbiamo fatto ma anche noi stessi, quella cover non è proprio a click, è una via di mezzo. È una via di mezzo, certo. E abbiamo scoperto l'atrocità, anche noi, pur avendolo vissuto l'analogico, non l'avevamo più a mente, di cosa vuol dire suonare come se fosse un analogico, ma non senza la possibilità di vedere chi sta suonando. Perché quando ci sono questi stacchi dove se tu non vedi il batterista che alza le braccia, io quanto conto se non ho un metronomo che mi dà l'ok? Quindi abbiamo dovuto un po' arrangiare queste fasi di cambi di metronomo. Però alla fine è venuto un brano che a me piace molto. No, invece il risultato è molto bello. È un po' troppo, da fan del Savatage, riconosco che sia un po' troppo moderno come suoni. Però quello è più moderno, è fatto anche non avremmo 20 potuto, anni dopo. No, esatto, non avremmo potuto farlo suonare. Certo. Beh, comunque un gran bel pezzo fatto da voi. L'originale è un capolavoro. No, ma l'originale è il capolavoro. Non si può copiare la Mona Lisa, quindi questo lo sappiamo e non abbiamo nessuno. Però è una buona copia, fedele, con dei suoni un po' più moderni. Sono rimasto molto contento sia del cantato di Fabio, gli stessi assoli sono molto, non sono proprio esattamente identici, ma non ho voluto cambiare esageratamente perché non si può toccare Chris. Non si può toccare. Dunque, io a questo punto resterei su Fabio. Eccola, la seconda domanda stronza. Con una domanda un po' spinosa. Sì. Allora, io vi ho conosciuto che alla voce avevate Michele Lupi. Sì. E per fortuna, nel senso che il tuo concittadino, il mio concittadino, quindi io ho detto entrate in questa band, seguiamola. Io continuo a seguirvi anche se lui non c'è più. Sì, grande ovazione per Ivan, perché certo, assolutamente. Ma se Fabio di punto in bianco ti dicesse io voglio tornare nei Vision Divine, te che fai? Allora, non bisogna mai mancare di rispetto alla persona che attualmente suona con te e che ormai è con lui da qualche anno, quindi Ivan ormai è il nostro cantante ed è il nostro amico, non che abbia preso il posto di nessuno, questo non vuol dire niente, ma non sarebbe rispettoso nei suoi confronti dire se Fabio vuol tornare basta che lo dica e buttiamo via Ivan come un giornaletto. Fate come gli è lui. No, fate come gli è lui. Ma
No, ma non credo. O come gli Iron Maiden. Fabio sta avendo una carriera comunque eccezionale con gli Angra. Sì, 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 no, non gli manca niente. No, no, ma non gli manca nulla. Ed è comprensibile. Io stesso ho condiviso il fatto che lui abbia comunque. Io, anzi, io erano 10 anni che gli dicevo di concentrarsi su meno cose e fare bene quello. Non che li facesse male prima, ma. Poi a proposito di Sabato, sei andato, ha fatto un disco anche con Caffari. Sì, sì, sì. Quindi, cioè, diciamo, esatto, che rientra. Quindi no, Fabio non credo innanzitutto che abbia bisogno di no, ma allora. E noi non era la solita domanda stronza. È sempre la solita domanda stronza. Che deriva da quel famoso articolo di anni fa, perché è un articolo che uscì, una tua intervista che uscì penso su Metal Hammer, quando è uscito Stream of Consciousness, che il titolo era Don't Touch My Leone, e sappiamo che tu hai una passione particolare per Fabio, per questo ho voluto farti questa domanda spinosa. No, io non ho una passione, ho un affetto per una persona con cui ho veramente iniziato a suonare in cantina, quindi al di là poi delle vicissitudini musicali personali, sai, uno abbandona una band, ci può essere un momento di, ma in realtà noi non ci siamo mai fatti, né detti nulla di così drammatico. Beh, lui è sempre, diciamo che nei momenti in cui lasciava le varie band, certo, in cui militavi anche tu, io non lo so, ma non mi sembra che sia stato per dissapori o quant'altro, no, è stato per scelte. Ma lui ha fatto la sua scelta di carriera. Quindi Don't Touch My Leone lo posso continuare a ripetere senza problemi. Io credo che nella vita tutti debbano fare quello che vogliono fare. Io preferisco mille volte che uno lasci la band per essere felice, piuttosto che costringerlo con dei casti morali, affettivi, non mi puoi lasciare solo. No, anche perché poi perdi. E vale un po' come poi che poi perdi. Certo, ma le band sono fatte per divertirsi, non per fare business. E quello che io ho sempre detto con tutti quanti i nostri ospiti, una delle cose più belle quando vai a vedere una band, sì, una delle cose che ti coinvolge di più è vedere la band che si diverte. Certo, ma assolutamente. Quindi, perché possono suonare anche di merda. Però ma, se si divertono, no, sul palco già trasmettono. Sarebbe meglio di no. Non ci stiamo riferendo a nessuno. No. Però... ma noi abbiamo anche avuto, come tutte le band, abbiamo avuto dei periodi dove magari nei cambi di formazione, per esempio, non siamo stati inappuntabili, non ultimo quando entrò Michele e poi abbiamo cambiato batterista, tastierista, insomma, nella rifondazione della band abbiamo passato qualche mese un po' drammatico, proprio perché alcune dinamiche non le ritrovi subito precedente, certo, prendendo uno bravo, più bravo di quello precedente, per faccio un esempio per dire. Di certe dinamiche funzionano proprio, devi entrare in un circolo di amicizia, di fiducia, di divertimento che non può esserci quando ti metti su un palco con gente che non conosci. No, lo beh, le band fondate a tavolino con gente. Ma no, noi non eravamo fondate a tavolino. Non sto parlando di voi, bravissima. A me vengono in mente in realtà delle tribute band che magari sono state fondate a tavolino. Beh, certo, gente sì, bravissima che tra di loro neanche si conoscevano, no? Non ti trasmette, possono essere bravi finché vuoi, ma non ti trasmette. Per questo lui diceva, anche se suonano di merda, ma si divertono merda sul fino palco. A un certo punto, certo, no, ma quindi è la stessa risposta. Ciao. È la stessa risposta. Un Fabio che volesse tornare sarebbe a parole sempre benvenuto, a fatti sarebbe un problema. No, e poi Ivan si è guadagnato veramente ed è veramente lui bravo. Di tutti i cantanti che abbiamo avuto è quello che ha avuto il ruolo più difficile, perché certo, sì, anche Michele ha vissuto una cosa simile, ma erano molti anni prima, certo, e c'era solo un Fabio. Questo è arrivato dopo Fabio e dopo Michele. Noi per Ivan avremmo avuto una domanda che sarebbe stata, sì, mia, abbastanza stronza, cioè nel senso, come è stato trovarsi nei panni di... Guarda, lui te lo posso dire perché è una cosa che abbiamo affrontato nel momento in cui abbiamo deciso di sceglierlo, eh? E gli ho chiesto, ma tu te la senti? Ma lui è, da questo punto di vista è sanamente incosciente, ed è bravo, è molto bravo, lui sa fare molto bene. E guarda, lo ammetto candidamente, quando siamo venuti a vedervi la prima volta con lui, sì, perché io sapevo che era bravo sul disco, però abbiamo detto disco. Dal vivo fare i pezzi dei precedenti, allora, abbiamo detto vediamo, e poi abbiamo detto wow. Cazzo, tu hai detto una cosa che l'abbiamo detto anche con lui, sì, perché sì, l'abbiamo beccato all'alchemica, l'abbiamo beccato una cosa che ormai quasi tutti quelli che ci hanno visto credo condividano. Abbiamo scelto Ivan, tra l'altro,
abbiamo provato tantissimi cantanti, ce n'erano un paio anche di nome che avrebbero sicuramente fatto effetto wow, ma abbiamo scelto Ivan perché di tutti era quello che poi sta dimostrando di essere. È perfetto perché da un punto di vista stilistico, non parlo di tecnico, non poi ognuno faccia, però stilisticamente ci ha riportato molto vicini all'epoca di Michele Lupi. Tutti questi vocalismi, le armonizzazioni, esatto. È ritornato questo stile da stream in poi, ma al tempo stesso ha una voce che si presta molto a cantare anche i registri di Fabio Leone, cosa che prima invece Michele e Fabio era meno. Tutti sono tutti più bravissimi e tutti potevano cantare, ma erano due suoni proprio vocalmente molto differenti. Ivan è un suono ancora diverso, ma che si adatta a gestire. Però si adatta molto bene alle linee vocali, ha uno stile molto suo, cosa che mi piaceva molto, perché non somiglia né all'uno né all'altro, ma questo fatto anche di vocalizzare i ritornelli, di armonizzare, ricorda molto la seconda parte di Vision Divine, cosa che a noi piaceva molto. E ci si trova a suo agio. È il suo modo di fare, non è che l'abbiamo obbligato, l'abbiamo scelto perché per quello era molto naturale. Molto chiaro. Bene, io direi che abbiamo avuto tutte le informazioni che volevamo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Forse, perché non so se abbia registrato. Ma speriamo. Olaf, io ti ringrazio tantissimo del tempo che ci hai dedicato. Noi non vediamo l'ora di vederli, che tra poco saliranno sul palco. Sul palco. E quindi, l'ultima domanda che noi facciamo sempre è: eventi futuri? Eventi futuri, noi stiamo lavorando a un disco nuovo, quindi siamo poco live, ma perché è una scelta proprio pratica, perché noi live adesso sono solo occasioni di divertimento, ci fa comunque piacere suonare, ma non vorremmo suonare all'infinito sempre i brani di dischi vecchi, ma cerchiamo di lavorare su dischi nuovi. Perfetto. Bene, grazie mille Olaf. Ciao, arrivederci. Alla prossima. Ciao. Ciao.